Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi siamo su DOP 3. Tempo fa avevo portato qualcosa del 2, se non sbaglio, quindi DOP 2. Quindi da poco è uscito DOP 3 e andiamo a vedere un po' che dobbiamo fare. Per chi non conoscesse il gioco, quindi la serie, si tratta appunto di un gioco dove dobbiamo cercare di risolvere dei livelli cercando di fare quello che ci viene chiesto. Tuttavia non è sempre scontato quello che bisogna effettivamente fare. In questo caso il primo livello, tutorial, dobbiamo migliorare la vista a sto tizio qua. Quindi te pigliati gli occhiali per vedere che il wanted sei proprio tu. E quindi sei arrestato. Vabbè, ovviamente il primo livello è facilissimo. Più si va avanti con il livello, ovviamente più bisogna un po' cervellarsi con la mentuccia, che non è quella verde, quella che si mangia, ma è quella che avete nel cervelletto. Vabbè, allora, livello 2, fallo volare. Accendino. Ok, e via, e fin qua, ci siamo. Ah, quindi è un po' come Prankster, no? Dobbiamo scegliere gli oggetti da utilizzare. Ok, prepara lo zaino, va bene così. Mi ricordo che nel 2 invece dovevamo interagire proprio con la scena. Dovevamo cliccare determinate cose sulla scena. E invece qua dobbiamo semplicemente scegliere l'oggetto giusto. Un po' come su Prankster, quindi molto più facile. Prepara lo zaino, l'hamburger ti basta e t'avanza, te tutta la cola. Mamma mia quanto è grotto. Ancora cose, te pigliati i libri e te la camicia. Schiacciato, preci, ti stai divertendo? Sì sì, ma dopo. Dopo ti valuto, per favore, fammi vedere. Livello 3, fatto. Andiamo al livello 4, salvalo. Come? Caschetto? Te il caschetto. Che caschetto è, scusate. Poi, giubbottino e via di maschera. Le mutande da dove le hai prese, scusami? Da dove le hai prese queste mutande? Va bene così. Dagli una ripulita e ti faccio la barba. Dovrei farmela pure io, effettivamente. Non c'ho manco il tempo per respirare. Dagli, ok, poi questo. E non lo vuoi. Gli occhiali. Fatto. E questo? Dove te lo metto? Semplicemente così. Fatto così. Fatto. Te ne puoi andare. Forse. Segna un gol. Ma come? Ti do una mazzata in faccia. Ti metto la maschera. Va così. Effettivamente. Se sei più bello da vedere. Guanti. E mazza. Dischetto. Fatto. Vabbè. Dico, non ho segnato. Va bene così? Va bene così. Evita le guardie. Che fai? Scappi di prigione. No, scappare e quelli ti prendo. Ma scusate, non è che dobbiamo scegliere qua gli oggetti. Qua dobbiamo proprio metterli tutti. Oh, mi sono mimetizzato con il quadro. Grande così. Realizza il tuo sogno. Oh, cambiamo la chitarra innanzitutto. Mettiamo una bella giacca da rock e poi un bel microfono per cantare sull'asta, ovviamente. Non ho capito se sono semplicemente i livelli iniziali che sono così, oppure più avanti dovremmo fare delle scelte effettivamente. Perché altrimenti ho maschio e basta mettere tutto quello che mi viene indicato lì. No? Fammi capire, fatemi capire. Allora, la lampada no, l'aglio. L'aglio ovviamente no. Sbarazzati del vampiro, allora l'aglio. Il sole è qua. Niente, allora dobbiamo semplicemente mettere gli oggetti in punti precisi. Mangiati l'aglio. Quindi è vero che ci vengono mostrati tutti gli oggetti, ma dobbiamo capire dove metterli. Dico, all'inizio è facile, presumo che dopo ci saranno cose più complicate. Trova l'amore. E vabbè, allora te ti metto qua, pungi qua. E te ti metto qua, guardate quanto siete carine e coccolose. Avete fatto pure il cuore con i corpi. Brutte zanzare, malefiche. Andiamo al prossimo, livello 12. Proteggiti dai cazzotti, ovviamente. Quindi che mettere, mutandine. E mutandine pulite, ecco, una protezione per le parti basse. Guantoni e scudo. Ah, ecco, sulla testa. Adesso sei pronto a proteggerti, preciso. Allora, fai il giocoliere. Ma con quale faccia me lo stai chiedendo, però? Come sei sconsolata? Il pagliaccio più triste del mondo. Allora, pallina number one. E questa te la metto in testa. Dove te la metto questa? In bocca? Preciso. Livello 14. Già ci siamo fatti 13 livelli. Allora, aiutati ad attraversare la strada. Un bel semaforino qua ci vorrebbe, come su Bus Simulator. E delle strisce pedonali qua. Ovviamente, fermati, facci di capra. Che cos'è? Dagli una sistemata, ma deve farsi una plastica facciale per una sistemata qua. Occhiali. Adesso la facciamo diventare fashion. Ecco, un parrucchino e una mascherina. Adesso sei fashion, una pulitina e sei a posto. Va, ti puoi andare a fidanzare. Che cos'è? In bocca la pioggia e ci sono troppe fiamme. La mascherina, il sonaglino qua e il tamburino. Dov'è il tamburino? L'altra mano, no? Bocca pioggia e apposta così. Guarda com'è contento che è arrivato un po' di pioggia. Vabbè, come siete tutti tristi in questo gioco, però. Rimettilo in sesto. Allora, Babbo Natale, occhiali e barba.
preciso. Può andare a consegnare anche gli occhiali, giusto? Può andare a consegnare i regali. Forza, babbonata, non perdere tempo, che i bambini aspettano te. Colore in base ai numeri. Vabbè, uno giallo, due blu e tre rosso. Scusa, ma che ci siamo messi a fare i giochi per i bambini? Andiamo avanti, livello 19. Aiuta la streamer. Oh, che ti è successo, streamer? Non ti funziona la webcam. Allora, qua mettiamo la luce, perché non gli si vede la faccia, ovviamente. Cuffie da gattina, ci stanno, e il gamepad, preciso. Vabbè, per adesso sono stupidata, va. Nascondi la frutta, allora, non la nascondiamo, perché avete tutte queste facce brutte? Allora, l'anguria, ah, perché la vuoi rubare, te la metti in pancia così sei incinta. Le arance, le mettiamo dove? In faccia? In testa, no? Dove la metto? Ecco, già dobbiamo cercare di capire dove mettere gli oggetti. Te la metto, ecco, preciso. La nascondiamo lì. Le arance, mettiamole sulle mani. Sugli occhi, sulle orecchie. No, ecco qua, le mettiamo qua, va così. E chi è che non se ne accorge che c'è due arance lì? E quando mai? A posto, che facciamo qua? Metti il grills. Ed ecco, cos'è il grills? I brillantini. Guarda qua. A posto, livello 21 completato. 22. Aiuta ad arricchirsi. E piantiamo i soldi. Aspetta, scava. Piantiamo la monetina. E innaffiamo. Così cresceranno tanti soldi in un altro mondo. Perché nel nostro non cresceranno mai così. Sveglia il cane. Allora, sonaglino. Sonaglino. Mettiamo, aspetta. Ah, eccolo qua. Ah, è una leva. Mettiamo il trenino. Aspetta, un altro binario qua. Trenino. Facciamolo partire. E via. Gli abbiamo schiacciato la coda. Poveretto. Livello 24. Che... che senso, sulla luna, che fai, sullo spazio? Tieni qua, caschetto, tuta. Questo cos'è? E questo è per respirare. Ok, preciso. Mi attacco alla navicella con l'alieno dentro, ovviamente. Livello 25, preparo una pozione. Vabbè, ci vado ad intuito, metto tutto dentro. A sto punto. Guarda come si è fatta figa. Livello 26, mettiti in forma per l'estate. Vabbè, gonfiamo un po' di muscoli, va. Allora, il palloncino lo mettiamo qua nei bicipiti. Copriamo nel dubbio. E li gonfiamo. A posto, a posto. Cliccaci. Che è? A po', ancora non ti basta. Clicca. Oh, adesso sì. Quindi, qua è la prima volta che effettivamente interagiamo con la scena. Allora, mostro un trucco. Livello 27. Allora, intanto la copriamo, va, nel dubbio, per non far vedere cose brutte. E poi la seghiamo a metà. Tiè, sulle mani. E l'abbiamo segata. La prima a metà e lei è viva. E si muove entrambi i pezzi. Vai in mongolfiera. Ok. Intanto questo lo mettiamo qua. Poi lo accendiamo. E poi andiamo a tagliare. E vai che voli in mongolfiera. Facile. Livello 29. Vinci il premio della mostra. Come? Mettiamo questo qua. Il pomodoro. E poi lo facciamo ingigantire. E lo ingigantiamo così. Lo doppiamo. Number one, a posto. Livello 30, cattura il pesce. Allora, intanto ci mettiamo, dico, il mulinello. E non ce lo metti il mulinello, andava lì. Poi ci mettiamo questo e poi il vermetto. Dove? Sulla rana? Dove lo metto il vermetto? Dove va? Ecco, già i livelli cominciano ad essere un po' più complicati. Cioè, prima devo cliccare il mulinello per poi mettere il verme. Ha senso, solo che io davo per scontato che devo mettere le cose subito e comunque. Monta lo spinner. Ok, questo con il verde, questo con il blu e questo con il... Vabbè, dico. Da livelli che dovete ragionarci a livelli stupidissimi. Va bene così. Trova l'armonia. Livello 32. L'armonia come la trovo? Intanto ti metto il cappellino, va. Il turbante. Dopodiché ti infilzo come... Preciso, guarda com'è felice, infilzato. Ripara la fontana, questa la metto qua. Questa la metto qua. No, la bambolina sopra, ovviamente. Che stai facendo, la pipì? Non la fare. Tranquilla, la girandolina qua. Preciso. A posto, livello 34. Prendi delle caramelle. Allora, intanto mettiamo il fantasmino. Dove? Qua. No, me lo metto, ecco io, direttamente. Qua. E dopodiché mi dipingo gli occhi. E datemi le caramelle, dolcetto scherzetto, altrimenti faccio lo scherzetto. Diventa cintura nera. Con cosa? Ti metto l'asse di legno, altrimenti i mattoni ti spacchi le mani. Va bene? Pure i mattoni, vuoi pure i mattoni? Guarda lì, spezza tutto. Pure la pietra. Ma quanto sei brava.
Ok, dalle una noi diamo a tutti sistemate. Tizia, ma vatti a lavare. Ma che t'ha da dare a sistemare? Allora, mi sa che hai bevuto troppo. Intanto copriti, va. Che questo non è un canale hot. Chiudi. Oh, va bene così. Chiudi. Fino in bocca. Ok, dove il caffettino? Tieni. Caffettino non lo vuoi. Giustamente sul bicchiere. Sostituiamo il vino con il caffè, giustamente. Una truccatina. E sei pronta per uscire. Guarda lì come ti ho fatto dolce come non so che. Andiamo al prossimo. Trova il tesoro. Livello 37. Allora, intanto questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. E questo, ci sono livelli estremamente stupidi. Livello 38. E se abbiamo trovato il tesoro. Voilà. Guarda che ingegno che abbiamo dovuto avere per prendere. Aiuto. Livello 38. Che facciamo? Allora, bambola voodoo. E poi ti infilzo come non so che. Questo qua. Le mani. Mano number one. Mano number two. Adesso vediamo che fai, brutto essere. Livello 39. Completa l'immagine. Vabbè, dico, che ci vuole. L'elefante Sherlock Holmes. Guarda là. Preciso. Livello 40. Dai da mangiare alla lucertola. Che mangia la lucertola? Bistecchina. Ta bistecchina. E poi mettiamo anche il termometro. Alziamo la temperatura, va. A quanto? Lo alziamo al massimo. Ti brucia. Ecco. Ah, vabbè, va. Abbiamo fatto marcire praticamente la carne. Così facciamo le moschine e se la mangiamo la lucertola. Va bene. Gioco molto carino. Quindi siamo arrivati al livello 41. Magari lo vediamo al prossimo video. Voi come sempre supportate serie e canale lasciando mi piace. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto. Al prossimo video. Oggi siamo su Scary Evil Horror Teacher. Un altro clone di Scary Teacher. Mi sta facendo fare le flessioni. Maestra, adesso io ti stacco i capelli. Guarda là che camminata sinuosa. Ecco, adesso ti faccio vedere io. Brutta persona.